Amici appassionati di animali, buonasera, sono Senix e come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo video di Planet Zoo con il nuovo DLC Australia, un DLC che va ad aggiungere tantissimi oggetti, tanti nuovi scenari e 5 nuovi animali. È anche vero che secondo me avrebbero potuto fare qualche sforzo in più, visto che l'Australia come nazione va ad offrire tantissimo per quanto riguarda la biodiversità della flora e della fauna, ma tant'è che per adesso ci accontentiamo di questi 5 nuovi animali. Allora, stiamo giocando in 2K e come vedete gli FPS ormai poracci non ne possono più. Comunque, a parte la lentezza, che comunque è anche una caratteristica peculiare di questo titolo, andiamo subito a vedere nello zoo cosa c'è. Allora, io ho cercato precedentemente di vedere qualche animale, non esistono. Ho beccato per un colpo di fortuna immenso un koala che ho preso subito prima che sparisse. Eccolo qua, Harry, il koala Harry, il più classico dei nomi per un koala, no? Quindi sono curioso, voglio subito vedere che tipo di bisogni avrà il nostro povero koala. Dunque, io continuerei intanto di qua, che era la parte asiatica, poi Asia, Oceania, stanno là, va. Non è che ci sia tutta questa distanza tra un continente e l'altro. Allora, facciamo il sentiero, sì, per i nostri amici visitatori. Andiamo di qua. Ecco, la mettiamo così, a buffo. E da qua poi continuerà tutta la parte australiana. Sì, mi sa che è una grande, grande idea, ragazzi. Sì. Allora, dunque, andiamo subito nella zoopedia, vediamo il koala, di quali bisogni particolari possa aver bisogno. Dunque, koala, aspetta, starà verso la fine. Anzi, vi faccio vedere nel frattempo gli animali che hanno aggiunto. Ok, cominciamo da là. Magari chi è ancora indeciso se acquistare DLC o meno, che costa sui 10 euro più o meno, qualcosa del genere, con questo video può anche prendere la decisione giusta. Allora, hanno aggiunto il classico canguro rosso, proprio l'animale più iconico forse del continente, anzi della nazione australiana, il casuario australiano, che tanto assomiglia a uno struzzo. Infatti è un grande uccello non volante, proprio come è il nostro amico struzzo. Il dingo, che sembra una volpe, il dingo, Canis lupus dingo, una grande specie di canide che vive in tutta l'Australia, bellissimo per questo. Poi hanno aggiunto il koala, come detto l'abbiamo già visto, anzi lo vedremo adesso, anzi vediamo il koala, dunque il koala, bioma ovviamente sarà quello tropicale, zona temperata, 180 di terreni richiesti, poi avrà bisogno anche di superfici da scalare, anche se sono animali abbastanza statici, non è che vanno da una parte all'altra, sono anche molto lenti. Poi c'era l'ultimo, che era il... aspetta, vediamo se lo becco. Aspetta. Eccola qua, la lucertola orientale della lingua blu. Bellissima anche questa, però che credo che vada nelle specie della mostra, non va nelle gabbie canoniche. Bella, mi piace. Ripeto, avrebbero potuto fare molto di più, vista l'abbondanza di animali particolari che vivono in Australia. Però va bene, allora andiamo. Quindi non ha bisogno di un grandissimo spazio il nostro amico koala, credo non deve essere scalabile. Ok, grado di resistenza credo non ho controllato, ma non stiamo parlando ovviamente di un animale pericoloso per quanto riguarda l'aggressività. Quindi andiamo, 1, 2, 3. Ecco, facciamolo sì piccolino, che così i nostri ospiti, visitatori possono avere più facilità nel individuarlo. Ok, così già ci dovremmo essere. Credo che ci siamo. Ok, vai così. Ok, qua va a chiudere, perfetto. Poi mettiamo il cancello per l'habitat. Va bene. E andiamo a vedere. Dunque, era nello scambio animali, nel nostro deposito. Nel deposito animale, ok, c'è il koala Harry, che lo inviamo allo zoo e lo buttiamo qua. Una volta arrivato vedremo se tutto è a posto, perlomeno iniziamo con lo spazio, che dovrebbe essere abbastanza grande, sì, assolutamente. Dai, indossa il koala, dovrebbero prenderlo da qua, il meccanico riesce ad aggiungere l'habitat. Ma io non avevo impostato nulla, chi è che ha impostato l'area di lavoro?
Vabbè, poi ci pensiamo, per adesso lascia fa. Lascia sta, abbiamo il quale a cui pensare mo e no, lascia fa, il meccanico vattene a riposare. Ecco qua. Oh, non appena uno lo accende, pem, partono subito i problemi. Il bonobo è malato. Il veterinario è già arrivato, perfetto. Sta arrivando anche la notte. Aspetta, quando stavamo... Kai, dai, dai. Sono dubbioso, ragazzi, di andare a togliere tutti gli alberi esterni, perché secondo me potrebbe aiutare un attimo la deambulazione di questo gioco, che ormai veramente, poverino, non ne vuole più. Tanto arrivano messaggi, ma vabbè. Va bene uguale. Allora, dove cazzarola stavamo? Aspetta, mi sono perso. Mi sono perso. Eccolo là. È arrivato il koala? Eccolo là, lo vedo. Metti pausa, va, mettiamo subito pausa. Allora, Harry, intanto vediamolo, ragazzi. Vediamo come è realizzato. Siamo con dettagli massimi. Potremmo abbassare, no, forse dettagli alti e non ultra. È anche vero che notte non è proprio il massimo, credo che ci sia anche una richiesta eccessiva dei nuovi animali, ovviamente, perché come ho detto all'inizio, ragazzi, è stato impossibile trovarne per almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Lui è il primo che è spuntato. Allora, il caro Harry, vediamo un po'. Sì, usciamo un attimo dalla videocamera qua. Allora, terreno. Oh, 1.900, forse è pure troppo grande. Vabbè, però lo lasciamo, perché poi si sa che andiamo a fare cose, mettiamo laghetti che prendono spazio. Erba corta, giusta quantità, molta meno erba lunga vuole, più terra. Ok, andiamo a fare terra, va. Andiamo a fare terra. Terra leggera, ok. Ok, perfetto, a livello di terreno ci siamo. Ottimo. Dobbiamo vedere ambiente, ovviamente, dotazioni, benessere. Va bene, andiamo per ordine, dai, terreno è fatto. Adesso la superficie che si può scalare. Dunque, andiamo su habitat. Premiamo koala, così lo mettiamo per filtri e iniziamo qua, sia con le dotazioni sia con i rifugi al coperto. Vediamo che cosa hanno aggiunto. Sud America e Australia, no? Non avete messo niente per l'Australia? Mazza che spilorci che siete, vabbè. Allora, lo mettiamo qua l'acqua, che così verso il pubblico. Qua c'è l'acqua. Rifugio di metallo semplice, questo sì, piccolino ci dovrebbe bastare. Questo piccolino dovrebbe bastare. Ok, andremo ad alzare anche i muri, perché mi sembrano un po' troppo bassi per un animale scalatore come lui. L'acqua l'abbiamo messa, le campane a vento queste le mettiamo pure. Ah, eccolo qua, Australia Rifugio. Scusi, signor gioco, non l'avevo visto. Faccio mia colpa, l'ho insultata per niente. Effettivamente, il rifugio è basta, aspetta, metto silenzioso. Ogni un minuto c'è un messaggio. Ma che sto il sindaco, so. Allora, gira qua, va. Che cazzarola. Allora, lo mettiamo così. Anzi, lo mettiamo, guarda, a favore di pubblico, visto che il vetro sarà da quella parte. Dunque, direi così. Perfetto. Piattaforma per l'alimentazione, questa la mettiamo anche. Sono... Perché, per esempio, non c'è nulla di scalabile? Perché i koala credo che scalino solo gli alberi. Può essere, potrebbe essere una giusta osservazione. Un avviso importante richiede attenzione. Sì. Non so che cazzarola è successo, raga, a livello di staff, ma c'è un macello. Io non avevo toccato nulla, almeno credo. Allora, ambiente. Andiamo di ambiente, che è altrettanto importante per un animale del genere. Continente Oceania, ovviamente. Allora, dunque, filtri. Continente Oceania e bioma tropicale e zona temperata. Ok, bioma tropicale e zona temperata, perfetto. Allora, credo che il più classico dei cibi sia l'eucalipto. Può essere che mi ricordo male, giusto? Eucalipto, esatto, eucalipto 01, eucalipto 02, eucalipto 03. Mettiamole... Oh, gigantesco! Mamma mia! Vabbè, giustamente. No? Non neanche me lo calcola l'eucalipto? Ah, ok, 2%. Ah, solo questo è il 2%? Ammazza, oh! Vabbè, famo qua la forestella, dai. Oh, certo che ne vuole di alberi, famo eucalipto 02. Ma
Io avrei una domanda, come cazzo allora lo vediamo poi il koala se è nascosto qua in mezzo? Vabbè, oh, se ha bisogno di questo, ha bisogno di questo, raga, io che posso fare? Allora, l'eucalipto, che sono le foglie di cui lui si va a cibare solitamente, non ha bisogno di acqua, se non sbaglio, giusto? Sì, non ha bisogno di acqua, però magari la potremmo mettere così per bellezza nostra. Poi però non è sufficiente la copertura, possiamo mettere un albero di tamarindo. Che magari sì, eviterei i bordi, ragazzi. Eviterei i bordi perché non vorrei che ci vada a saltare. Ok, l'albero di tamarindo è fatto. Possiamo andare a fare adesso il bel laghetto. Mentre questa musica parte suavemente, suavemente. Allora, intensità va bene, dimensione lo facciamo un po' più piccolo. Ecco qua. Perfetto. Se mi ricordo ancora, perché è da un bel po', raga, che non gioco. Lo famo in mezzo all'acqua? Acqua agitata, acqua calma, vediamo. Dai, non è brutto, eh. Poteva andare peggio. È vero che questi alberi così sono brutti da vedere. Infatti questo, raga, basta abbassare questo ed è fatta, eh. Allora era X, se non sbaglio, giusto? Sì. Abbassiamo questo. Ok. Poi possiamo... possiamo mettere il banano. Ecco, qualche fogliolina a quella... Sì, mi piace, un po' qua, l'albero di graviola lo mettiamo qua pure, il cespuglio lo possiamo, no, allora questo qua però va tolto, no, vabbè, possiamo lasciarlo, penso, questo, no? Sì, ecco perché effettivamente c'è scritto che deve essere 180, ma in realtà ne serve molto di più, perché come vedete già lo spazio qua è bello che è finito. Infatti mi sa che questa gabbia la faremo completamente aperta per quanto riguarda il pubblico, perché sennò questi non vedono una mazza, almeno tutte le varie mura saranno specchiate, ecco, così possono vedere pure loro, perché sennò quando lo becchi il koala. Ok, questo è fatto, allora andiamo un attimo a aumentare l'altezza del muro, però non facciamo la caniscazzum come al solito nostro, vediamo se... Cosa ci dice la nostra zoopedia? Ci dice che acqua richiesta non stava terreno richiesto. Questo è richiesto. Ah, 1 metro. Ah, vabbè. Niente, vabbè. Un animale tranquillo, molto calmo. Va bene. Allora andiamo a fare qua recinzione. Famo il vetro a specchio. Va. Lo famo tutto a specchio. Lo famo. Sì, perché poi là andremo ad aggiungere la casa. La strada pure. Perfetto. È fatto bene? Sì. Ok, perfetto. Qualche dotazione, ragazzi, non ce n'è ancora, credo, di dotazioni, perché... Allora, aspetta, sì, non ce n'è ancora perché lo dobbiamo ancora andare a ricercare, ovviamente, cosa che facciamo subito, così magari nel prossimo episodio riusciamo a poter aggiungere qualcosa in più, perché come vedete no, ha pochissimi oggetti... personali da poter aggiungere. Allora, aspettate che mo me devo ricordare però da dove si faceva. Era zoo, ricerca veterinaria se non erro. Sì, perfetto. E andiamo a cercare il nostro amico koala. Ando Star Koala. Eccolo qua. Ok, famo anche questi che mancano. L'elefante indiano. Ci siamo un po' bloccati. Questo l'abbiamo finito. L'elefante africano pure. Leopoldo De Luca. Cazzucazzi, che li paga a fare se poi manco mi ricercano. E il coccodrillo marino. Questi l'abbiamo fatti tutti. Anche il ghepardo. Così magari. Ovviamente, più approfondiamo la nostra conoscenza degli animali, più oggetti andremo a trovare. Ottimo. Ok, abbiamo fatto pure questo. Poi, allora, mettiamo un attimo play. Voglio vedere come si va a comportare il nostro amico koala. Un attimo, lo seguiamo. Aspetta, si è buttato in acqua subito. Famo la telecronaca. Guarda, visuale. No, aspetta, prima lo dobbiamo. Aspetta, visuale, ok. Ma è un koala Gesù, diciamo. Mi cammina pure sull'acqua. Beh, no, ora sta, ok. Ha finito i propri poteri. C'è quest'albero che è anche in mezzo al nulla, che dovremmo sistemarlo. Vediamo, vediamo. Aspetta, voglio vedere dove va. Voglio vedere se inizia subito a scalare, perché posso, voglio vedere soprattutto se può scalarli questi alberi. Però è fatto bellissimo, ragazzi, eh. Non è un nuotatore, ovviamente, quindi
Sta facendo parecchi sforzi. Dai, Egoala, non stiamo qua. Aspetta, ci siamo. Eccolo qua, che inizia subito a scalare. Guardate che bello. Bellissimo. Gli animali sono fatti benissimo sia a livello realizzativo, ovvero estetico, che a livello comportamentale. Quindi vanno a rispecchiare poi quelle che sono le abitudini reali. Oh, lui si mette qua, si mette a mangiare foglie. Che gli frega, giustamente. Il koala, sì. Perfetto, ok. E il koala è contento. Ovviamente andremo a vedere se riusciremo a trovare anche la coppia. Perché lui è un maschio, giusto? Sì, Harry è maschio, ovviamente. Sistemiamo un attimo questi alberi, raga, perché fanno proprio schifo. Non li posso vedere. Ok, facciamo le cose come al solito fatte per bene. Questo è un... Che ho? Ah, era qua sopra e l'hanno tolto. Ok, scusate. No, mi scusi, signor Koala. Non volevo disturbarlo. Ok, questo lo abbassiamo pure. Perfetto, poi. Ok, questo anche. Quello anche. Ok, uno. Uno, due. Abbassa, abbassa, abbassa. Ok. E questo è l'ultimo. Giusto? Giusto. Ok. E questo me lo abbassi pure. Oh, almeno ha un tocco di... realismo in più, no, sti alberi messi campati in aria. Perfetto. Questo continua ad andare e venire dalla scatola, però vabbè, a parte questo. E voi starete dicendo, mancano giustamente i vari schermi e tutto. Allora, voglio vedere cosa hanno aggiunto era su strutture. Mettiamo i filtri. Tema Australia, così vediamo direttamente cosa c'è proprio di specifico. Aspetta, però rimpostiamo i filtri, va. Perché non ricordo se c'erano altri attivi. Australia. Ah, proprio non c'è sta una mazza? Ma veramente? O sto sbagliando io, scusi, eh. Tema Australia non c'è nulla? Ah, perché probabilmente si dovrà ricercare anche questo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ricerca meccanica, strutture didattica, dove stava? No, veterinaria non penso proprio. Dunque, didattica forse. Sì, forse era su didattica. No. Animali, staff. Dove cazzo la era? Veterinari, no. Qua sì, sono tutte le malattie, quindi... Ah, forse era ricerca meccanica, sì, eccolo. Ah, tema Australia, dai. Lo ricerchiamo subito. Sì, ecco perché, perfetto, lo ricerchiamo subito. Abbiamo messo anche la nostra miglior ricercatrice qua, meccanica, a ricercare, così dovremmo essere più veloci. Va bene, ragazzi, quindi questo è fatto. Aspetta, andiamo allora a mettere il classico schermo. Poi il prossimo episodio andremo più nello specifico, visto che avremo sbloccato più oggetti. Adesso abbiamo appena acceso, quindi ovviamente non c'è ancora nulla. Allora, andiamo di strutture. Australia ancora, ovviamente, non c'è nulla. Eccolo qua, il televisore. Mettiamo a titolo informativo. Aspetta, aspetta, aspetta. Giralo così. Vai. E metti, ovviamente, koala. Non so se c'è elettricità, però. C'è? Ammazza, oh. Benissimo. Altoparlante ambientale. Meno male che ci ho pensato. Che mi sono ricordato che... si doveva ricercare altoparlante didattico. Mettiamolo qua. E facciamo il koala. Non metto cestini, non metto altre cose, ragazzi, perché prima voglio vedere. Anzi, sicuramente ci saranno i cestini proprio specifici dell'Australia. Quindi voglio aspettare. Intanto, dai, questa non è venuta malissimo, però, eh. Vediamo prima di chiudere se ci sono nuovi animali. Se sono arrivati. Oh, c'è il canguro! Allora lo compriamo per il prossimo episodio. Guarda, questo lo adottiamo perché sono rarissimi, ragazzi. Come vedete, non ce n'è neanche uno. Adesso, qua nei vari filtri, ho messo, come vedete, tutti i nuovi animali. Non ce n'è neanche uno. Quindi sono più rari delle pepite d'oro nel Klondike. Va bene, ragazzi. Allora, questo è già fatto. Almeno per il prossimo siamo tranquilli che ci sarà il canguro rosso. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Stiamo ricercando i vari oggetti così da poterli vedere nel prossimo episodio. Lasciate un bel like, condividete il video, iscrivetevi qualora vi piacessero questi bellissimi video. Io, come promesso, ve l'ho portato. E noi ci vediamo prossimamente con il nuovo gameplay. Ciao!